Lanfranco Venturoni, capogruppo del PDL in consiglio regionale. Appena approvata la legge elettorale, l'Abruzzo si presenterà al voto con un nuovo sistema, abolito il listino, premio di maggioranza, sbarramento 4% fuori dalla coalizione e 2%. E quali altre sono le novità inserite in questo provvedimento? Grande soddisfazione per questa legge elettorale che quando ho detto che in consiglio approvavamo la legge nessuno ci credeva, invece alla fine siamo riusciti a portare a casa questo risultato grazie anche all'intervento anche di tutti i gruppi, anche quelli di minoranza, ma tranne il PD che si è distinto e la cosa mi è dispiaciuta molto. Io ho fatto anche un appello finale, ma hanno voluto prendere questa posizione che sinceramente rispetto ma non comprendo. Le novità sostanziali, come ha detto prima lei, sono rappresentate dalla riduzione del numero dei consiglieri che l'avevamo messo già in statuto e questo premio di maggioranza che anziché venire dal listino, quindi persone che venivano elette senza avere nessun consenso diretto da parte dell'elettorato, oggi invece il premio della maggioranza lo ripeschiamo tra chi si è candidato e quindi comunque ha avuto un riscontro elettorale, quindi un gradimento da parte dell'elettore, aumentando naturalmente e scorrendo la lista all'interno di chi vince. Questo premio porta al 60% quindi dei consiglieri in consiglio e quindi permette la governabilità del consiglio stesso. C'è stato il problema delle donne, della presenza delle donne in consiglio, perché spesso le donne sono state rappresentate più nel listino che non dai voti dagli elettori. Il mio emendamento ha portato, anziché un terzo e due terzi, la rappresentanza delle quote rosa nelle liste almeno al 40%, il che significa che su 7 candidati che normalmente abbiamo per provincia, tranne Chieti che ne avrà 8, 4 maschi e 3 femmine, ma possono essere anche 4 femmine e 3 maschi, cioè comunque il minimo deve essere rappresentato, quindi aumenta la quota delle donne candidate nel Consiglio regionale. Questa volta il Consiglio regionale, avendo ridotto notevolmente i numeri, naturalmente essere eletti in Consiglio regionale diventa un'impresa abbastanza difficile. L'aver lasciato lo sbarramento al 2%, anzi inserito, perché prima non c'era, il 2% dentro la coalizione e poi il 4% fuori dalla coalizione, significa che praticamente si permette anche a chi fa una lista di appoggio, si dà la possibilità di poter entrare più facilmente in consiglio regionale rispetto allo sbarramento che voleva il PD. Questo a mio avviso è un rispetto che abbiamo della democrazia, della rappresentanza, e credo che chi in qualche modo presenta una lista, fa campagna elettorale, presenta i candidati e raccoglie almeno un minimo di voti, è giusto che poi se possa scattare il quorum per essere rappresentati, perché io credo nel pluralismo. Per quanto riguarda poi le altre riforme, quella dei trasporti è imminente in due passaggi, prima ARPA e GTM unite, poi un'unione con la Sangritana dopo la valutazione attenta dei costi e poi ancora c'è la legge sull'urbanistica. Ho detto l'ultima volta che per fine legislatura avremmo portato a casa 3-4 ancora provvedimenti di legge importanti. La legge elettorale, il prossimo passaggio sarà sicuramente l'urbanistica, su cui adesso mi concentrerò. La legge sui trasporti e l'ATER, la riforma delle ATER. Credo che completando insomma, questi 4 mission riusciamo praticamente a completare alla fine un percorso che in questi 5 anni ha portato l'Abruzzo a ritornare a una regione virtuosa e di riformare quello che è stato, diciamo, il buio della politica degli anni passati. Buio della politica, soprattutto buio nei conti della sanità, il riequilibrio ha portato alla riduzione delle tasse e adesso arrivano anche delle decisioni da parte della magistratura che vanno a confortare le vostre decisioni intese come giunta e come maggioranza di centrodestra. Io non voglio dire che è un caso, perché ma i fatti dicono che in passato le cliniche private facevano ricorso al TAR e consigli di Stato vincevano sempre, o quasi sempre. Non ricordo grosse vittorie della regione sui privati.
Invece, se andiamo a vedere in questi ultimi 4 anni, da quando quindi c'è Chiodi è presidente della regione, è la regione che quasi mai perde, e comunque se perde al TAR poi il Consiglio di Stato gli dà ragione. Ma questo perché? Perché stiamo riscrivendo una volta per tutte le regole. Io non sono, contrariamente a quello che si dice, contro le cliniche private o contro il privato in sanità. Io sono per un privato che si comporta correttamente, con regole certe, nella sua salvaguardia, tra l'altro, la salvaguardia del suo fare impresa, e sono contro a quelle invece che sono le cose che non sono, a mio avviso, utili che il privato faccia. Cioè, il privato deve essere un qualcosa che integra il pubblico, non che è concorrente, soprattutto dove il pubblico tra l'altro non è carente ma addirittura sovrasta in offerta, perché questo è accaduto in questa regione. C'è stato, soprattutto nel campo della residenzialità, nella riabilitazione, ex articolo 26 e quant'altro, c'è stato un accreditamento fuori dal fabbisogno. Cioè, voglio dire, se il fabbisogno nazionale che per la riabilitazione psichiatrica, faccio esempio, ci vogliono 100 posti in Abruzzo, in Abruzzo ce ne aveva 300, poi contemporaneamente invece di RSA, anziché averne 300, ce ne aveva solo 100. Allora, qual è l'operazione che va fatta? Va fatta che queste strutture si devono riorganizzare in maniera tale che riportiamo l'accreditamento delle strutture private in conformità col fabbisogno stesso, di modo che abbiamo strutture che poi alla fine costano di meno sia a chi fa impresa ma soprattutto alla regione, e possiamo far sì che quella struttura che poi si mette in regola possa avere un certo guadagno, un certo lavoro, e la regione paga quello che sia giusto pagare. Altrimenti ritorniamo a quello che era prima, per cui in realtà poi è stato difficile, sicuramente anche un po' traumatico, riuscire a modificare tutto questo, naturalmente con licenziamenti e quando abbiamo vissuto in questi anni, vedi l'episodio Villapini. Però io dico che prima di tutto bisogna mettere le cose a posto, bisogna stare in regola. Una volta messi in regola possiamo fare tutto, non c'è scusa per non stare in regola. Se noi ritorniamo nella normalità, nella legalità e nel giusto rapporto tra pubblico e privato, sta bene il pubblico e sta bene anche il privato. Per concludere, dopo le elezioni ci si attendeva magari meno coesione all'interno della maggioranza di centrodestra per le fibrillazioni e le nascite di nuovi gruppi che hanno preceduto proprio l'appuntamento con le urne, e invece, alla dimostrazione nel Consiglio regionale per la legge elettorale, si è vista che la maggioranza ha proceduto compatta. Come avevo previsto, non accadeva nulla, non è accaduto nulla, nel senso che i consiglieri della maggioranza di centrodestra sanno benissimo che Chiodi ha grandi possibilità di rivincere le elezioni, è un candidato certo e sicuro, credibile, e che ha operato bene, che la popolazione abruzzese questo lo saprà riconoscere, e che andare via, sganciarsi da Gianni Chiodi oggi sicuramente è perdente, che non invece rimanere agganciato a Gianni Chiodi, che è sicuramente un uomo vincente.